Buonasera a tutti. Oggi parliamo di lavoro. Per la verità è un tema che abbiamo trattato, ne parlano tutti, ne parlano i politici, esperti, ma non si riesce a capire quale possa essere la soluzione migliore per far sì che soprattutto i giovani trovino lavoro nel nostro paese. Ecco perché oggi abbiamo invitato quello che secondo me è il massimo esperto nel campo del diritto del lavoro e quindi delle problematiche del lavoro. Una persona che conosco da parecchio tempo, ha ricoperto incarichi importantissimi, è stato sottosegretario al lavoro, ma è anche docente di diritto del lavoro all'Università di Palermo, ed è il professore Alessandro Garilli, che io ringrazio per questa sua Prego. partecipazione. Ho invitato anche l'onorevole Vincenzo Figuccia, è già stato ospite nella nostra trasmissione in altre occasioni, che è un giovane deputato regionale che si è interessato anche delle problematiche del lavoro, cerca di portare avanti iniziative a favore dei giovani. Lui stesso è un giovane, quindi ho voluto mettere in un certo senso, non a confronto, ma mettere, diciamo, accanto due esperienze diverse per capire se quello che propone in questo caso l'esperto, il tecnico, poi può essere portato avanti dalla politica, in questo caso da un giovane. Quindi, però, cerchiamo di capire a che punto siamo della vicenda, diciamo, lavoro e possibilità di lavoro dei giovani. Ecco, cosa realmente si può fare in questo momento da parte della regione siciliana e anche da parte dello Stato, anche sappiamo che già sono in atto delle iniziative per favorire soprattutto l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, ma io personalmente devo dire sono molto scettico perché da tanto tempo si parla di questo argomento e sono convinto che probabilmente verranno attuate delle iniziative che poi concretamente non si tradurranno in posti di lavoro. Invece io voglio capire quali potrebbero essere le soluzioni che assicurano realmente l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani. Professore. Partiamo da una distinzione che credo sia molto importante. E la distinzione è quella degli interventi che si possono effettuare e che sono stati effettuati, diciamo, sul fronte più specifico del diritto del lavoro, cioè che riguarda i lavoratori, si dice l'offerta di lavoro, e invece gli interventi che si possono e si debbono fare sul fronte della domanda, cioè costruire, diciamo, realizzare un tessuto produttivo che sia tale da assorbire, diciamo, nuovo lavoro e soprattutto che sia tale da dare occupazione ai giovani. Sono due temi collegati, ma che per la verità in questi ultimi anni sono stati tenuti fortemente separati e, diciamo, con la giustificazione delle difficoltà economico-finanziarie del nostro paese, nel quadro europeo e poi della Sicilia in particolare, gli interventi sono stati tutti diretti verso, diciamo, la occupazione sul fronte dei lavoratori. Su questo fronte noi che esperienza abbiamo avuto? In Sicilia, soprattutto nell'Italia meridionale in parte, abbiamo avuto l'esperienza, diciamo, del precariato assistito, cioè quello dei lavori socialmente utili in varie forme e denominazioni. Un'esperienza che è stata fallimentare perché ha sprecato, diciamo, risorse pubbliche enormi, invece cioè di convogliare queste risorse verso, diciamo, la realizzazione di nuove produttività da parte delle imprese, quindi ha utilizzato risorse enormi, ha sprecato intelligenze e capacità di lavoro anche da parte, soprattutto direi da parte dei giovani, senza però realizzare gli obiettivi che si volevano conseguire. Ecco, questa esperienza quindi è un'esperienza che va chiusa, anche perché le risorse non ci sono, quindi è inimmaginabile pensare che noi possiamo, diciamo, creare nuova occupazione intervenendo attraverso la pubblica amministrazione. Cioè la pubblica amministrazione non può più assumere, anzi Quindi, deve ovviamente intanto deve, la ridurre. pubblica amministrazione deve capire intanto come deve risolvere i problemi degli attuali Ecco, ora precari. dico, Quindi. intanto deve ridurre, tant'è che è prevista la riduzione nella cosiddetta spending review,
è previsto che venga ridotto tutto il personale dipendente delle amministrazioni dello Stato, ma le regioni dovranno in qualche modo conformarsi, del 20% per il personale dirigenziale e del 10% per tutto l'altro personale. Quindi noi assisteremo a una riduzione, diciamo, da qui ai prossimi anni Ci fermiamo un di attimo e personale. poi riprendiamo Sì, come per cercare di capire, ecco, la regione cosa deve fare, cosa può fare arrivato a questo punto, perché come ha detto il professore Garillo, intanto c'è un problema di riduzione e qua non so se si deve parlare più di stabilizzazione, cosa può avvenire, perché tutto diventa estremamente precario e aleatorio realmente. Vincenzo. sì, a me dispiace dirlo, ma sono perfettamente d'accordo sulle esigenze della spending review, sulle esigenze dettate dalla situazione contingente che vede le pubbliche amministrazioni in una condizione di sofferenza estrema, ma sono estremamente convinto che siamo in una fase talmente difficile e esposta ai temi, lasciatemelo dire, della legalità, ai temi della possibilità che la microcriminalità, e non soltanto quella, riprenda a diffondersi in maniera decisa, che quelli del precariato e di questi lavoratori che per tanti anni sono stati bacino di consenso, sono stati da più parti divenuti vittima di un sistema che, sono d'accordo con il professore, è un sistema che non può continuare ad essere perpetuato, ma oggi quei lavoratori, di questo ne sono altrettanto convinto, vanno in qualche modo garantiti. E come? Con quali mezzi? Questo è il tema. Vanno garantiti con i mezzi che devono essere individuati rispetto al fatto che, io penso alla vicenda del Coires del lato Palermo, penso alla vicenda dei piani di inserimento professionale, penso alla vicenda della formazione professionale. Sono tutte questioni di fronte alle quali sicuramente dovranno essere realizzati dei piani legati, insomma, al risparmio e alla spending review, ma non possiamo di certo permetterci il lusso di mandarli per Allora, strada. sì, no, Precisazione. dico, è giusto che si tengano in considerazione alcuni aspetti sociali, però dico io, non è che si possono tenere i fannulloni pure nelle pubbliche Sì. amministrazioni, perché noi abbiamo chiari esempi di persone che non vogliono assolutamente lavorare. Allora dico, perlomeno una regola Giusto. minima bisogna introdurla, cioè lavora chi effettivamente vuole lavorare, ma non è perché c'è il rischio di criminalità che si debbano tenere per forza, altrimenti lo Stato che ci sta a fare? Già lo Stato si è dimostrato debole in alcuni aspetti, stiamo notando, stiamo seguendo le vicende delle trattative tra mafia e Stato. Se lo Stato continua a essere debole anche su questo aspetto, allora No, non ce n'è più per sì, nessuno. io su questo vorrei fare una precisazione, cioè il problema della riduzione del personale nelle amministrazioni pubbliche non ha nulla a che vedere, diciamo, con la questione del precariato, cioè riguarda il personale di ruolo Già delle di ruolo. amministrazioni pubbliche, e il piano che è previsto per la riduzione è Cioè, un piano siccome che in questi qualche vogliono essere modo, no, sì, un stabilizzati, minuto, diventano. sì, no, un attimo, che in qualche modo li tutela, perché prevede una sorta di prepensionamento applicando la disciplina ante Fornero, quindi prepensionando le unità inferiori rispetto a quella, diciamo, nella quale oggi si va in pensione. Quindi questa è una questione che non c'è, cioè, ma mettiamo in prepensionamento dipendenti, la regione ha un numero di dipendenti che non è neanche esattamente quantificato, quindi è una situazione paradossale, no? Paradossale. Rispetto alle altre regioni italiane, evidentemente lì un limite va posto. La questione del precariato è altra questione. E, diciamo, mi rendo perfettamente conto, e sarebbe una follia, buttare, diciamo, a mare, ovviamente, diverse decine di migliaia di persone, perché si tratta di questo. Quindi, diciamo, in questo momento c'è stata una proroga prevista nella legge nazionale, questa proroga è stata recepita dalla legge statale, dalla legge regionale, la proroga era il 31 luglio di quest'anno, andrà, diciamo, a fine anno ulteriormente, e per ora si va avanti di proroga in proroga perché è difficile immaginare, diciamo, quale potrebbe essere la soluzione, difficile immaginarla finanziariamente.
ovviamente, ovviamente, quale potrebbe essere la soluzione? Però una soluzione andrà presa. Senza dubbio, però, bisogna considerare che noi abbiamo un bacino, diciamo, di precariato che è importantissimo e che potrebbe essere utilizzato, e non lo è stato finora, per migliorare tutta la qualità, diciamo, dei servizi che c'è in questa regione, che è pessima. Cioè, il paradosso è che noi abbiamo una massa, diciamo, di lavoratori socialmente utili, dico, uso l'espressione in modo generico, che però non riesce, diciamo, a fornire i servizi alla regione e alle città. Quindi pensate, appunto, il Parco della Favorita, tenuto in quelle condizioni, con, diciamo, una massa di persone che ci lavora e che dovrebbe tenerlo, diciamo, in modo, diciamo, brillante, specchiato. Questo conferma appunto quindi che non il problema è quello che ovviamente queste persone, che sono delle risorse, o che possono essere delle risorse, sono state male utilizzate, ed è stato anche favorito un lassismo che oggi non possiamo più permetterci, proprio perché dobbiamo convogliare anche queste risorse in una, diciamo, funzione attiva, cioè che è quella ovviamente di attrarre non solo investimenti, che è il grande problema, ma di attrarre anche il turismo. Cioè, se la Sicilia è diventata, diciamo, un fanalino di coda anche nel turismo, cioè a meno turisti di Malta, cioè, bene, questo, diciamo, voglio dire, ciò dipende ovviamente dal fatto che mancano strutture, mancano servizi, mancano reti di collegamento, diciamo, e quindi non possiamo. Su queste cose noi dobbiamo operare, senza ovviamente trascurare il precariato, ma rendendo un precariato, diciamo, attivo, diciamo, cioè pensiamo, un precariato attivo. Non è che siamo contrari a tutti i precari, perché non è questo, però ci vogliono regole precise. Io aggiungo una cosa soltanto: se una delle aziende che è in grande difficoltà ha un numero superiore di persone, è chiaro che l'amministrazione centrale, sia la regione sia il comune, deve prendere dei provvedimenti eventualmente di rottare il personale in altre aziende. Cioè, questa è una politica, secondo me, sana, che deve essere portata avanti. Quindi, Vincenzo, non siamo contrari al precariato, però è chiaro che nel 2013 bisogna avere le idee chiare su quello che si deve fare. Ci troviamo perfettamente d'accordo. Il problema è che da una parte in questi decenni si è investiti sul territorio regionale affrontando la questione dell'occupazione, creando evidentemente sacche di precariato. Ad un tratto ci si rende conto che questa dimensione, questa strada non è più percorribile. Bene, io dico, non ci si può permettere il lusso di spegnere l'interruttore. Ad un tratto bisogna, da una parte, creare le condizioni per garantire questa gente, visto che nel nostro territorio in questo momento non è che abbiamo delle imprese che creano sviluppo, o non è che siamo riusciti a far decollare il turismo, non è che siamo riusciti a creare condizioni perché forme di energia alternativa, dall'utilizzo del fotovoltaico, fossero effettivamente funzionanti. Allora io dico, partiamo intanto all'affrontare questa emergenza, contestualmente avviamo un piano che sia, a cui sono perfettamente d'accordo con voi, che sia incentrato sull'idea di definire politiche di sviluppo serie, per cui anche in Sicilia, come è stato nei decenni scorsi, in Piemonte, nel Veneto, si possa parlare di distretti produttivi, si possa parlare di vocazione territoriale e rilanciare su quelle basi, appunto, opportunità di sviluppo. Ma molto personale, per esempio, andrebbe riqualificato, però io ho avuto delle esperienze dirette che in presenza di contratti collettivi troppo garantisti diventa tutto difficile. Questo riguarda non il precariato. No, riguarda il personale. Personale già. Allora dico, sta cosa, persona allora, che si deve ricollocare in un altro posto, perché chiaramente dunque, in un'azienda diventa improduttivo. Ecco, come si può superare? Sulla questione dei contratti collettivi, su cui io per la verità non penso che sia questo però il grande problema. Comunque, intanto noi abbiamo avuto storicamente l'esperienza dei cosiddetti contratti di riallineamento, cioè le imprese, diciamo, che operano in nero o che comunque non applicano i contratti collettivi potevano, perché l'esperienza è stata chiusa, potevano, diciamo, con degli accordi con i sindacati prevedere un percorso di gradualità, quindi piano piano, lentamente, no? Partendo quindi da trattamenti inferiori rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi, andare via via, man mano che queste imprese ovviamente migliorano le loro performance produttive, applicare poi nel tempo i contratti collettivi, diciamo, a regime.
Questa esperienza è stata chiusa, si potrebbe riprendere anche in Sicilia, dove ovviamente il problema del lavoro nero, del lavoro irregolare è un problema, diciamo, strutturale, quindi dovrebbe essere ripresa. Poi c'è una disposizione che è stata prevista qualche anno fa, che prevede che se, attraverso degli accordi si può derogare a non solo ai contratti nazionali, ma anche a disposizioni di legge protettive del lavoro. Questo si chiama il cosiddetto articolo 8 della legge numero 148 del 2009, articolo molto contestato e su cui c'è anche un'iniziativa referendaria da parte di un gruppo, diciamo, di sinistra. E questo articolo prevede appunto che si possa derogare e quindi anche abbassare i trattamenti retributivi. Certamente questo, diciamo, potrebbe essere una strada, però, diciamo, è una strada anche, come dire, che non è risolutiva, non è risolutiva, perché, diciamo, poi fino a che punto noi possiamo abbassare le tutele? Noi dobbiamo sempre trovare un giusto equilibrio, ovviamente, no? Vediamo se poi possiamo fare una proposta da poi fare portare avanti pure dall'onorevole Figuccia per cercare appunto di dare un contributo positivo anche, diciamo, a quella che è la politica regionale. Io volevo chiedere però a Vincenzo Figuccia del gruppo che hanno costituito questi deputati giovani. Io devo dire che credo molto a questo gruppo, credo molto in questi giovani che sono presenti all'Assemblea regionale, perché spero che siano completamente liberi da condizionamenti che la vecchia politica purtroppo finisce per accumulare nel corso degli anni. Ecco, quale vuole essere lo scopo di questo gruppo di cui fanno parte deputati di partiti diversi? L'onorevole Figuccia è stato eletto con l'MPA e ancora all'MPA, io lo chiedo perché qua i cambi di casacca, tra virgolette, sono continui, quindi per carità può succedere di tutto, non è diventato, diciamo, non è un'offesa, ormai diventò quasi una regola. Allora, Vincenzo, sì, io sono stato eletto all'interno di un partito e a distanza di 6 mesi ovviamente mi trovi in quel partito, non per una questione di fedeltà, diciamo, agli uomini, ma per una questione di coerenza. Ci lega soprattutto uno spirito autonomistico che tu vuoi portare avanti. Perfetto, ma per una questione, per l'appunto, di coerenza rispetto alla gente che mi ha votato, rispetto ai programmi che ho portato avanti e che continuo a portare avanti. Mi fa piacere che poni l'accento sulla questione dell'intergruppo. È un intergruppo ad oggi di 12 parlamentari. Ci stanno dentro Grillini, PDL, PD, UDC, parlamentari che vengono accomunati al fatto che sono di prima legislatura, sono, diciamo, tutti sotto i 40. Questo chiaramente non è garanzia di nulla, semplicemente ci siamo ritrovati su alcuni temi. A partire ad esempio dalla questione dell'occupazione giovanile. Io mi sono stato promotore di una mozione che andrà in Parlamento, in Assemblea, o il 28 o il 29, è stata calendarizzata, vediamo in quali di 2 giorni in effetti verrà trattata. L'ho sottoposta preventivamente al governo, proprio perché non era una proposta di un singolo parlamentare di opposizione o di un uomo della maggioranza, è stata sottoposta al governo, credo che sarà largamente, come dire, condivisa. E che cosa è una proposta che prevede fondamentalmente di inserire un principio. Il principio è quello di tutela di quei giovani così denominati NEET, cioè giovani che sono fuori dal circuito di istruzione e formazione, generazione che, come si dice, purtroppo rischia di saltare un giro, rispetto alla quale abbiamo individuato una risoluzione comunitaria, la 12 del 2012, che prevedeva lo stanziamento di 6 miliardi di euro a favore degli Stati membri con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20%, che adottassero appunto la risoluzione, rispetto alla quale non avevo visto traccia nel piano giovani e quindi nella finanziaria regionale, la stiamo per l'appunto introducendo. È una mozione che quindi prevede che cosa? Prevede di andare incontro a quei giovani che nel mercato del lavoro probabilmente, stando così le cose, cioè la tutela dei posti di lavoro che sono a rischio, l'assenza di opportunità di sviluppo e via dicendo, rischiano in quel mondo del lavoro non entrarci mai. Anche questo ritengo sia
un problema di natura sociale, perché vedi, mentre la mia generazione, uscendo poi dagli individualismi, ha avuto la possibilità di fare riferimento alla generazione precedente con un sistema familiare che ha aiutato i giovani a sposarsi, che ha aiutato i giovani complessivamente ad inserirsi, quei giovani lì invece, cioè quelli della generazione immediatamente successiva alla mia, rischiano di rimanere fuori senza alcun sistema di garanzia. Allora, chiediamo al professor Garilli. Che cosa prevede esattamente? Cioè, prevede attraverso il Ministero del Lavoro il raccordo con enti strumentali tipo Italia Lavoro, sì, nella fattispecie Italia Lavoro Sicilia, di avviare delle misure, e per questo vengono stanziate delle somme per tutti i paesi che appunto alla risoluzione fanno riferimento, per avviare esperienze di autoimpiego, di tirocini all'interno di aziende. Ovviamente tutto questa volta, e qui ecco, credo questa sia la strada che dobbiamo perseguire, tutto indirizzato al mondo dell'impresa. Da questa risoluzione vengono tagliate fuori le questioni legate alla pubblica amministrazione, perché ovviamente quella è una struttura alla quale non si può fare. Allora, a me è una cosa complicata. È molto importante cercare di. Perché ci sono appunto persone oggi che né lavorano né studiano, e sono una misura abbastanza rilevante, e quindi è un problema che va fronteggiato e che finora non è stato fronteggiato, quindi utilizzare questi fondi comunitari. Io ho qualche perplessità sull'attività di Sicilia Lavoro, che fino ad ora è stata un'attività eufemisticamente deludente. Cioè, questi carrozzoni che sono stati creati a livello nazionale, a livello regionale, sono stati dei carrozzoni autoreferenziali che sono serviti per assumere a loro volta gente, quindi è una situazione. È invece giusto, forse bisognerebbe fare un piano di lavoro per i giovani, proprio complessivo, cioè che riguardi questi, ma che riguardi tutti i giovani, sotto la soglia, quantomeno dei 29 anni, secondo i principi comunitari, che vadano incentivati. E qui bisogna puntare, effettivamente, sono d'accordo, su tirocini formativi e apprendistato, e attraverso anche meccanismi di defiscalizzazione e di decontribuzione. Perché questa è la strada, non è che ce n'è altra, ma affidarsi alle imprese, cioè senza intermediazione. Perché sono falliti i piani regionali, per esempio, sulla formazione che si fecero all'inizio degli anni 90? Perché c'era sempre il passaggio burocratico regionale che doveva verificare l'attività formativa attraverso una serie di elementi formali da compilare, eccetera, che ovviamente non servivano a niente, a parte poi la regione neanche pagò poi questi soggetti imprenditori che avevano utilizzato. Quindi bisogna superare queste intermediazioni parassitarie operate dall'amministrazione e spingere ovviamente le imprese che ci sono, e soprattutto le piccole imprese. Sono d'accordo sul rilancio dell'apprendistato, l'apprendistato professionalizzante, perché questo è fondamentale in un tessuto come quello nostro, dove non abbiamo ovviamente non abbiamo industrie, quelle che ci sono vanno sempre peggio, stanno chiudendo, e quindi dobbiamo puntare fortemente su questo aspetto, sull'aspetto quindi dell'apprendistato professionalizzante, ma incentivandolo ulteriormente con questi meccanismi che sono sotto il profilo della disciplina europea compatibili, defiscalizzazione, decontribuzione, spinta alla formazione sul campo, all'interno del luogo di lavoro, perché non credo che ci siano altri rimedi. Io condivido in pieno, anche ne parlavamo pure prima della trasmissione, incentivare appunto le vecchie botteghe, quindi ad assumere i giovani, a tenerli, e quindi veramente ad impartire quelle indicazioni lavorative. Si potrebbe accompagnare quell'idea del reddito minimo garantito, tenuto conto però di una cosa. Dovrebbe essere produttivo il reddito minimo. Il problema nostro, soprattutto delle nostre aree meridionali, è
che diciamo, i meccanismi diciamo, dei sussidi, delle garanzie, diciamo, Devono essere finalizzati. allontanano dalla propensione al lavoro. Invece Cioè, dovrebbero essere questo finalizzati al lavoro e alla ricerca del professionale. quindi anche il sussidio deve essere sempre, la garanzia del reddito deve essere sempre finalizzata all'impegno. Cioè, tu cosa fai? Tu ti devi impegnare. Se Esatto. tu non ti impegni, tu non lo Allora, Vince, avrai. io Perché penso che purtroppo. secondo me questa indicazione può essere Assolutamente. accettata. Io penso che tu ti potrai battere, perché secondo me sono indicazioni, diciamo, Sì, precise, sì, 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 corrette. sì. Io li condivido in pieno, ripeto, ne parlavamo prima della trasmissione. Ripeto, siccome questo incontro vuole essere pure questo, io vorrei che tu ti facessi carico perlomeno di modificare la mozione in questo senso, affinché l'iniziativa sia produttiva anche per soddisfazione tua personale e Assolutamente. dei giovani che formano questo intergruppo. Sì, e non soltanto sulla mozione, ma ovviamente anche su altre iniziative che stiamo programmando. Io qualche mese fa ho fatto un incontro con l'ENAC e è venuta fuori la possibilità di rivedere i costi delle tariffe orarie di alcune tratte, come ad esempio la Palermo-Oslo. Andai lì all'andata in aereo, eravamo quattro persone. Sono ritornato a distanza di qualche tempo con il costo del biglietto aereo fortemente diminuito. L'aereo era pieno di norvegesi che arrivavano in Sicilia. Allora, io penso in questo momento, ad esempio, ed è una battaglia che sto portando avanti attraverso la presentazione di un disegno di legge che vorrò molto contestualizzare rispetto alle cose che ha detto il professore prima. Il disegno di legge guarda alla promozione del territorio non attraverso un turismo fatto, ad esempio, con il coinvolgimento delle strutture 5 stelle, degli alberghi dove si fa piscina e animazione. Io credo che oggi il turista sia un viaggiatore consapevole che vuole andare alla ricerca, alla scoperta dei luoghi, assaporandone la cultura, vivendone l'artigianato locale. Allora io penso, ad esempio, andando in giro per il territorio della provincia di Palermo, ma non soltanto, di tutte le bellissime nove province della Sicilia, quante case, ci sono vuote nel territorio delle Madonie? Quelle case, perché non pensare invece di aprirle, affidandole ai proprietari che diventino Virgilio per un Casa giorno, albergo. per 3 giorni, per una settimana, tanto qual è il tempo di permanenza del turista all'interno del territorio. Quello potrebbe essere un modo per non soltanto creare forme di turismo, io le definisco relazionale, incentrate su forme di accoglienza diffusa, ma anche un modo per, a partire dall'accoglienza, coinvolgere, come diceva il professore, le imprese a vocazione produttiva locale, dove viene messa dentro la zootecnia, dove viene messo dentro l'artigianato locale. Allora, io credo che il nostro territorio debba ripartire da opportunità di sviluppo e di creazione del lavoro che siano incentrate esattamente su Io questo. sono pure favorevole, però io dico, secondo me la politica dei piccoli passi è quella che paga. Cioè, scegliere iniziative semplici, evitare, Questo lo è. sì, dico, ritorno per un momento al discorso che faceva il professore Garino, evitare intermediazioni che significano allungare i tempi e Sì, rendere improduttiva la renderli stessa, incerti anche. incerti. Invece dico, immediatamente iniziative semplici, come finanziare questo reddito minimo però finalizzato al lavoro. Potrebbe essere una cosa Finalizzato a fare un semplice, sito dove si promuove dando quella le casa somme che ore. diventa Ecco. oggetto di turismo Allora, per relazionale. concludere, professore, cosa possiamo dire? Lei come la vede? Che stato d'animo ha Se, rispetto a questo così? io insegno, quindi diciamo parlo ai Deve giovani essere positivo per e non forza. posso essere pessimista per definizione, sarebbe se no No, veramente per no, il carità. fallimento di tutta la mia vita e della mia attività professionale. Quindi vedo, stiamo passando attraverso un periodo brutto, insomma, Però le di soluzioni lacrime e le abbiamo. sangue, Quando siete arrivati, lei si è voluto affacciare al balcone della nostra sede e ha notato le bellezze del porto di Palermo Esatto. e del Castellano. Ecco, noi Quindi abbiamo le risorse per
ripartire. Abbiamo le risorse e anche le risorse umane, non soltanto le risorse, diciamo, culturali, le risorse ambientali, eccetera, perché abbiamo anche tanti giovani che meritano di, diciamo, trovare un'occupazione. Probabilmente abbiamo anche sbagliato sul piano dell'istruzione, perché forse dovevamo anche incentivare i giovani, diciamo, a svolgere questi lavori, no? Lavori artigianali, per esempio, a dedicarsi a piccole imprese, no? Anche il discorso del credito alla microimpresa di cui parlava l'onorevole è un'esperienza, diciamo, importante, però bisogna creare anche degli accompagnamenti per queste cose. Cioè, per esempio, pensate ai patti territoriali. No, noi, diciamo, una ventina d'anni, quindicina d'anni fa, abbiamo avuto l'esperienza dei patti territoriali che sembrava dovessero, diciamo, favorire lo sviluppo nelle regioni meridionali. Purtroppo i patti territoriali hanno fallito. E hanno fallito perché? Perché non c'è stato un vero accompagnamento ai patti. Non ci sono stati, cioè, quelle anche capacità e intelligenze per riuscire a mettere assieme, diciamo, le realtà locali e farle decollare. Anche se questo era lo spirito. E questo era lo spirito. Allora questo spirito forse va ripreso, ma va ripreso partendo da, diciamo, una situazione che è diversa rispetto a quella precedente. Quindi anche questa dei patti, creare le reti fra le imprese, perché le piccole imprese che operano in Sicilia si possono aggregare e riuscire a, diciamo, a fare affermare i loro prodotti, i loro servizi, diciamo, nel mondo. Questo è fondamentale, no? Perché certo, purtroppo uno dei problemi è anche questo. Noi abbiamo questa sorta di individualismo, no? Che non ci ha consentito anche di, diciamo, creare un sistema, un sistema che non regge più. Perfetto. Quindi da una parte quella questione sui giovani e soprattutto intervenire su artigianato, meccanismi di apprendistato, di tirocini e di interventi di sussidi molto, molto mirati e, diciamo, attivi, che creino attività, e dall'altra forse riuscire a creare, diciamo, sistemi a rete. Ci dobbiamo fermare, il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Io vi ringrazio, spero che questo incontro sia stato produttivo, soprattutto sì, per Vincenzo, che può portare avanti la sua azione politica anche alla luce di alcune esperienze importanti che il professore qui rappresenta. Quindi vi ringrazio per questa partecipazione, ringrazio i telespettatori, buonasera a tutti.